giugno 1903. Nasce a Bruxelles Marguerite de Crayencourt, meglio conosciuta come Marguerite Yourcenar. Figlia di una famiglia di antica nobiltà belga, con lo scoppio della guerra, la Yourcenar si trasferisce negli Stati Uniti. Raggiunge la fama mondiale nel 1951 con la pubblicazione in Francia de Le Memorie di Adriano, un capolavoro costruito nel tempo e frutto di una grande cultura ereditata dal padre. Nel 1968 pubblica quello che a giudizio di molti va considerato il suo capolavoro, L'œuvre au noir, un romanzo ambientato nell'Europa rinascimentale. Nel 1980 entra a far parte della Académie française. Muore nel 1987.